Pepe, ti presentiamo la ragazza che non è potuta venire l'altra volta. Buongiorno a tutti, oggi siamo a Caramanico, nuovamente insieme a Montagne Senza Barriere. Siamo qui per fare una bella escursione nella Valle dell'Orfento. Dovrebbero arrivare altri tre che io non conosco, quindi le prime tre Jolette partiremo, siccome faremo due turni, diciamo così. Qui c'è l'area picnic dove staremo oggi, quindi pranzeremo anche lì al sacco. E quindi adesso chiamo i gruppi. A nome di tutta Maiambiente, a nome del Parco Nazionale della Maiella e anche del reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara, vi ringrazio per aver scelto questo posto per questa manifestazione che noi abbiamo accolto davvero con gioia e mi fa davvero tanto piacere accompagnarvi oggi anche diciamo alla scoperta della Valle dell'Orfento. La Valle dell'Orfento è grandissima, noi abbiamo scelto un itinerario che ci permetterà di ammirarla dall'alto, quindi di affacciarci sulla valle in modo tale da poterla vedere non nella sua interezza perché è immensa, però una buona parte. Come si chiama la partecipante all'escursione? Miriana ha una bellissima maglietta con l'orso. L'orso è uno dei simboli della nostra regione, quindi mi fa molto piacere che abbia scelto questo outfit per la nostra escursione. E l'orso bruno marsicano, pensate, è una delle sottospecie di orso bruno più rare al mondo, ne esistono solo tra 50 e 60 individui e vivono solo in Abruzzo e in poche aree del Lazio e del Molise. Il lupo, che è il simbolo del Parco Nazionale della Maiella, era scomparso negli anni 70 da quasi tutta l'Italia, mentre nell'Appennino centro-meridionale resisteva e qui sulla Maiella c'era ancora. Quindi visiteremo un luogo importantissimo dal punto di vista naturalistico e della biodiversità, ma anche dal punto di vista della storia, perché la nostra Maiella è considerata la montagna madre degli abruzzesi, perché ha colto le prime popolazioni umane 600.000 anni fa. Vai, qua. Vai, diciamo.
fatti. E quando ci sono i peli dentro le fatte si tratta di escrementi di lupo, perché quando il lupo mangia ingerisce anche pezzi di pelliccia, dei peli delle sue prede. Ovviamente ha uno stomaco da carnivoro, quindi la carne la digerisce, il pelo non lo digerisce e quindi lo espelle nel modo che possiamo immaginare tutti. Spettacolo! La Valle dell'Orfento. È ricchissima di canyon e il motivo per cui esistono questi valloni con queste pareti verticali è la composizione della roccia di cui la Maiella è composta. E la Maiella è un massiccio calcareo, quindi la sua pietra è maggiormente calcare, infatti lo sappiamo bene perché l'acqua che esce dai nostri rubinetti e che viene utilizzata nei nostri elettrodomestici è ricca di calcare, proprio perché attraversa questa montagna prima di arrivare nelle falde acquifere, alle sorgenti, e prima che noi la utilizziamo. Pensate, le pietre sono esseri, faccio la domanda ai ragazzi, viventi o non viventi? Non viventi, però pensate che alcune rocce possono derivare da organismi viventi. Cioè, queste pietre una volta erano parti del corpo di animali. Cioè, perché cosa sono i fossili? Esattamente, su questa pietra ho trovato dei fossili di conchiglie. C'è un pezzo di conchiglia qui, c'è un altro qui, c'è un altro qui. Ormai l'abbiamo capito, nel parco nazionale gli animali vivono liberi, però a volte succede che dall'incontro con l'uomo gli animali possano avere dei problemi e quindi devono essere curati, tenuti in delle aree faunistiche, a volte solo temporaneamente, a volte purtroppo in maniera permanente. E in quest'area di accoglienza ospitiamo soprattutto cervi e caprioli. Adesso che entreremo vi racconterò perché si trovano qui e cercheremo anche di capire qual è il giusto comportamento che bisogna tenere quando si incontrano gli animali selvatici. Io lo so, dobbiamo stare calmi. Quello sicuramente. Bene amici, il nostro giro anche questa volta è finito. È stata anche oggi una bellissima esperienza e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao da Isopè! E Maiellama! Ciao Maiellama!